Allora, lo scorso anno, nel bel mezzo della pandemia, una grande gara, di quelle che uno non si aspetta e non si immagina. La ripartenza quest'anno si fa in moto. E che cosa facciamo per questo motoraduno, caro Marco? Ricominciamo dopo col motoraduno di 2 anni di stop e facciamo il classico ritrovo qui in piazza con le moto, c'è qualche stand e tutto quanto, faremo delle premiazioni e tutto quanto e poi partiremo verso le 11, 11 e un quarto, faremo un giro nei luoghi qui intorno tra Trevi, Montefalco, un giro di una quarantina di chilometri, poi verrà fatto un aperitivo offerto qui da un bar di campello e poi andremo a pranzo. Ecco, ci ritroviamo dopo 2 anni, ecco. Motoraduni quest'anno solo della FMI sono solo 3 in Umbria, perché tanti non se la sono sentita, ci sono problematiche, non è semplice anche il fatto del Covid. Noi ci proviamo, come tutte le cose, poi speriamo di fare una bella riuscita, più che altro accontentare le persone e creare una giornata amichevole e di rinizio, diciamo, diamo lo stimolo a ricominciare, che dopo qualsiasi problema bisogna ricominciare. Senti, l'amministrazione comunale vi sta vicino, vi è stata vicino per il quad e vi dà la vicinanza, questo supporto anche per il motoraduno, no? Certo, per noi è molto importante, poi abbiamo un ottimo rapporto perché noi teniamo molto al territorio e alle istituzioni e c'è un'ottima collaborazione, lo capiscono che non è facile organizzare le cose, c'è un incontro. Essendo una realtà piccola la nostra, sia come paese sia come motoclub, perché non è, se poi consideriamo che tutta l'Umbria sono 850.000 abitanti e neanche un quartiere di Roma per dirti, per cui noi siamo orgogliosi, nel nostro piccolo ci mettiamo tanta passione, poi ecco, i limiti ci sono per carità, però ci proviamo e andiamo avanti. Tanto come posso dire, a criticare è troppo facile, noi ci mettiamo in gioco, poi per carità non tutte le ciambelle escono col buco, però intanto qualcosa di buono riuscirà, ecco, questo perlomeno. Senti, motoraduno significa il ritrovarsi insieme per gustare le bellezze dei posti ad un'andatura che ci permette di farlo. Il segreto è questo, no? Certo, noi lo facciamo, abbiamo anche dei contatti a livello nazionale con altri gruppi, cerchiamo di portare la gente a campello. In questa occasione, diciamo, è una visita un po' frugale, ecco, perché non abbiamo tanto tempo per visitare. Però intanto li portiamo qui, poi magari un tempo con le famiglie, quando c'è più tempo, magari gli rimarrà qualche ricordo e ritorneranno. E questo, noi facciamo questo, cerchiamo di fare questo nel nostro piccolo. Certo, una goccia nel mare, però ci proviamo. La goccia nel mare era anche l'anno scorso quando tu dicevi chissà come verrà la gara di quad e poi è Certo. venuto fuori uno spettacolo, Sì, insomma, no? quello siamo orgogliosissimi e poi anche noi sentiamo molto il parere delle persone intervenute, dei piloti, della federazione e di tutti quanti, per cui su quello abbiamo lavorato bene. Difatti siamo presi anche come esempio da altri. Diciamo che abbiamo alzato un po' il livello per fare le cose fatte bene. E poi c'è la location che è spettacolare per quanto riguarda i quad. Dalla posizione strategica per l'arrivo, il ristorante, tutto quanto, cioè è un insieme di cose che ha fatto la differenza su tante cose. Cerchiamo di andare avanti, quella la rifaremo. Il 25-26 settembre ci sarà l'interregionale di quad e il nazionale di quad. E poi piano piano andremo avanti. La bellezza di Campello passa anche attraverso la conoscenza del mototurismo. Voi di qua di bellezze ne avete tante, quindi voglio dire, sarà un'occasione bella per far comprendere a chi viene con la moto le bellezze di Campello e il suo territorio, no, Vice Sindaco? Certo. Allora, che dice di questa amministrazione? Come si impegna questa amministrazione? L'amministrazione è impegnata soprattutto in questo periodo che è difficile, ma che comunque stiamo cercando di far ripartire dopo quel lungo periodo che abbiamo avuto di quasi chiusura totale, si inizia a partire e diciamo una delle prime manifestazioni che ripartirà è proprio quella del motoraduno organizzato dal motoclub Campelli in moto. Diciamo che io come assessore allo sport devo essere soddisfatto di avere questo fiore all'occhiello perché è un'associazione che veramente si impegna, che è riuscita a fare in questi anni delle cose egregie, bellissime, perché fare delle cose a livello nazionale, manifestazioni a livello nazionale in un paese piccolo come il nostro, è sicuramente una cosa molto bella. E queste manifestazioni, grazie soprattutto anche a loro, hanno permesso in questi anni di far frequentare il nostro comune da moltissimi
di moltissime persone che seguono questo hobby della moto.